incontro, grazie. Benvenuti a questa partita tra Ostia Mare e Budoni, una sfida tra la squadra laziale di mister Chiappara e quella di Giuseppe Baccio, assolutamente importante la posizione dell'Ostia Mare con l'attuale primo posto prima di questa gara con 12 punti, assolutamente però il Budoni, nonostante i suoi 6 punti in classifica, è una squadra ostica che l'anno scorso ha ben figurato, anche se non sono presenti Fontana e Villa, ovvero il tandem argentino che tanto bene ha fatto l'anno scorso, però in questo 4 di ottobre 2015 è tutto pronto allo stadio Anco Marzio di Ostia Lido in via Amenduni con le formazioni che andiamo a elencare: la squadra bianco-viola, totale completo viola, pantaloncini e maglia con calzettoni bianco-viola. Classica anche la casacca bianco-celeste stile argentina del Budoni, con lo Ostia Mare che si schiera con Barrago in porta, Cesaretti col numero 2, Succi col 3, l'ex Anziolavino, poi Luca Mastrantonio del Football Club, tanti Football Club anche in questo pomeriggio perché Roberto Chiappara ha iniziato a allenare i giovani al club di Roma Nord. Poi Ramacci col 5, Piroli col 6, Piro col 7, D'Astolfo il capitano col numero 8, l'attacco composto da Cicino, Fraschetti e in appoggio Tommaso Maestrelli, che è un po' il jolly di questa formazione, mentre abbiamo in panchina 4-8 Macellari, Catese, De Nicolò solitamente titolare col numero 15 in panchina, il difensore centrale classe 95, poi numero 16 Chicca Bizze, 17 Terziani, 18 Ferrari, 19 Calveri e 20 Michele Vano, che torna quindi almeno per la panchina, il bomber preso per rinforzare l'attacco. Poi c'è per la Polisportiva Calcio Budoni la squadra sarda con Saraola e Xolbia in porta, poi Mastio col numero 2, 3 Zela, 4 Redaelli, 5 Namni, il capitano nigeriano classe 85, poi Marco Farris col 6, 7 Deiana, 8 El Kamch, 9 Guaina, 10 Salvini e 11 Nunez Martinez. Parte intanto il match col calcio d'inizio battuto dallo Ostia Mare, non bene, subito in fallo laterale. Chiudiamo con la panchina di posizione di mister Baccio, 12 Corda, 13 Murgia, 14 Caggio, 15 Sanna, 16 Santoro, 17 Foddi, 18 De Rosa, 19 Giumbarello. Per la partita che sarà arbitrata dal signor Gabriele Citarella di Matera, primo assistente signor Francesco Perrelli di Isernia, secondo assistente di Trapani signor Lorenzo Poma. Adesso ci possiamo concentrare sulle cose di campo con l'attacco dell'Ostia Mare, subito sulla sinistra la palla dentro, non arriva Cicino per un soffio, poi riesce a rinviare e il Kamch non bene, però ancora insiste lo Ostia Mare, il tiro era più un tiro cross, lo di Fraschetti, insomma potrebbe andare meglio nel tentativo questa volta, però comunque subito un'occasione al 40° secondo per l'Ostia Mare, nonostante insomma sia una costante l'avvio sparato da parte della squadra biancoviola. Va detto che molti pensavano che l'Ostia Mare non sarebbe, anche se siamo appena alla sesta giornata, con il primo posto, sopra addirittura corazzate come la Viterbese e il Grosseto, ma è così, quindi comunque anche con tanti giovani c'è la qualità del vivaio bianco-viola che riesce sempre a dire la sua. Poi ovviamente andrà visto nel lungo periodo la tenuta dell'Ostia Mare, che ovviamente ha una squadra di qualità, magari non fortissima nei ricambi in panchina, un po' il tallone d'Achille anche l'anno scorso. Poi di nuovo prova Ramacci a giostrare con il pallone tra i piedi. Ancora Barrago, adesso prova a dare indicazioni per il calcio di rinvio. Di nuovo il tocco, Piro poi lascia sfilare con le mani, di nuovo Fraschetti prova ad arrivare, non è facile, poi in difficoltà però immediatamente la squadra del Budoni.
Cicino, tra l'altro lui che è un ex Arzachena, insomma, aria di derby sardo per l'attaccante campano dell'Ostiamare, numero 9, Luigi Cicino. Maestrelli, il salto, forse fallo, lasciando senza forse, c'è il fallo commesso su El Camç. Il fischio del signor Citarella di Matera. Adesso è in Camç, pallone che si muove. Parte il pallone, Cesaretti deve lottare e riesce a tenere vivo il pallone, bravo nel farsi fare fallo. Ancora Barrago con i piedi. Davide Barrago, uno dei giocatori che meglio è entrato in forma campionato, soprattutto con la Viterbese, un paio di parate meravigliose che hanno permesso addirittura la vittoria qua a Lanco Marzio per la squadra di Chiappara. Piro qua poteva essere fallo, insomma, però l'arbitro ha pensato per lasciare proseguire il gioco. Adesso buona la giocata con Piro, prova a metterla in mezzo, sempre tesa, e qua c'è ancora la palla dentro e il pallone che non esce, però quindi si può giocare ancora. Ramacci, la giocata, forse fallo di mano, no, col petto dice l'arbitro, ancora avanza il Camç, prova a fare il break per il Budoni, buona la palla sulla destra, di nuovo il tentativo, l'uno contro uno da parte di Dejana. Prova a passare Dejana, ci riesce, il pallone è dentro, fuori, no, il pallone è uscito, nel buon dribbling comunque dell'ala del Budoni. Budoni che adesso, insomma, riparte con buona qualità, anzi no, è addirittura calcio d'angolo, c'è stata una deviazione. Occhio alla salita da parte di Namni, che è, insomma, numero 5 nigeriano, davvero gigantesco, il capitano del Budoni, difensore centrale col numero 5. Occhio agli uomini in aria, parte il pallone, vediamo chi stacca, fallo in area di rigore e quindi punizione per l'Ostiamare, che adesso si deve comunque trovare a gestire una situazione da prima in classifica, pur avendo evidenziato più volte fin dall'inizio che assolutamente l'obiettivo primario è un buon piazzamento con la crescita dei giovani e la permanenza in categoria. Vivaio storico quello dell'Ostiamare, per questo, ecco, è possibile anche vedere ottimi prospetti subito in campo. Fraschetti addirittura aveva provato col Vicenza l'estate scorsa, al numero 10 Ostiamare. Ancora prova Martinez, cerca la giocata su Piroli, non riesce. Piro la appoggia bene con il petto, la rovescia Maestrelli, l'aggancio meraviglioso di Piro, prova la giocata e non riesce. Maestrelli cerca di non fare fallo, ci riesce. Ancora Fraschetti, grande anche il suo avvio di stagione, Flaviano Fraschetti, classe 97, un po' la gemma del settore giovanile lidense e della prima squadra, il più giovane tra quelli che giocano con continuità con mister Chiappara. Già aveva debuttato l'anno scorso alcune partite, adesso titolare fisso in prima squadra. Parlano molto bene anche di Carrera, che è in panchina quest'oggi. Fallo per l'Ostiamare. Pallone tra le mani di Mauro Redaelli. Tanto se ne sono andati 7 minuti sul nostro cronometro, questo primo tempo qua, questo sole comunque ancora assolutamente tiepido per
Ostia Mare e Budoni qua al 4, domenica 4 di ottobre, in questo pomeriggio. Ad Ostia lì dall'esterno il pallone prova ad arrivarci, troppo veloce anche per lo scatto da parte di Succi, che è stato richiestissimo anche da categorie superiori. Poi ha scelto di passare dall'Anzio Lavinio all'Ostia Mare, giovane classe 94, già richiesto a gennaio scorso dall'Ostia Mare. Pallone lungo, l'appoggio con il tentativo di Ramacci che riesce a aggiustare col pallone tra i piedi. L'appoggio di nuovo, sceglie di non complicarsi la vita. Cesaretti subito attaccato all'uomo con l'anticipo Maestrelli. Pallone in fallo laterale, anzi sì, ci va adesso. Ancora il colpo di testa di Fraschetti, poi si giostra ancora con il pallone sulla fascia laterale, allunga il pallone per Piroli. Piro la tiene in campo come sempre con grande maestria, poi va via in dribbling su Salvini. Adesso Cesaretti. Prova la palla filtrante, Marco Cesaretti. Buono l'esterno, attenzione, adesso deve stare molto molto attento Mastrantonio nell'uno contro uno e qua sembrava fallo, francamente. Pallone lungo, Barrago, senza problemi. Subito il rilancio con l'esterno per Piro. Altro aggancio precisissimo, di nuovo con il tentativo, la palla filtrante per Cicino. Buona la giocata qua da parte di Redaelli. Salvini prova l'uno contro uno con Cesaretti. Bravo Maestrelli nel fermarlo qua, però può, ha le facoltà di giocare meglio questo pallone. Adesso il Budoni prova a ricompattarsi. Attenzione l'aggancio, adesso qua preciso Mastrantonio rischia un po' con il suo intervento. Avanza ancora lo scatto da parte del giocatore dell'Ostia Mare. Di nuovo D'Astolfo, la palla morbida, troppo morbida. Sarao, colpo di testa di Cesaretti. L'Ostia Mare è in partita, ma deve trovare la misura nei passaggi perché il Budoni è molto ordinato dietro. Ancora Martinez per Salvini, torna indietro da El Camc. Altra giocata, forse fallo, ma Maestrelli poi va sempre a fare degli ottimi raddoppi. Con l'esterno D'Astolfo di prima, e qua però devono anche un attimo provare a, giustamente, i compagni a velocizzare, perché D'Astolfo certi palloni li sa servire. Colpo di testa di Piroli di nuovo, poi dall'altra parte si ritorna con Martinez, anticipato ancora da Mastrantonio. Questa coppia interessante nuova, Mastrantonio Piroli con De Nicolò in panchina, solitamente titolare, il classe 95, dai capelli rossi. Adesso calcio di punizione per il Budoni, occhio a Guaina e Martinez.
e sempre sale il difensore, il capitano, numero 5, Peter Namni. Giocatore, il colored di mister Baciu. Palla lunga, colpo di testa. Attenzione, rimane in zona Namni, poi va, ritorna a fare il difensore centrale. Adesso di nuovo, poi il fallo. Altro colpo di testa. Salvini anticipato da Maestrelli, prova un ottimo lancio con l'esterno, non era male l'idea, un po' più esterno magari ci sarebbe arrivato Piro. Piro Cicino, la coppia che deve cercare di far dimenticare la verve di Massella, giocatore da 19 reti in campionato l'anno scorso in Serie D, in un girone dove però non c'erano toscane ma solo sarde e laziali. Adesso di nuovo sulla sinistra lo scatto, qua però si allunga, la recupera da Stolfo. Palla morbida, un po' statico Cicino per ora in questi suoi primi 15 minuti. Adesso fallo laterale. Fraschetti prova ad andare via e però non riesce neanche a ottenere il fallo. Saraò. Il rilancio per Salvini contro Cesaretti, qua Mastrantonio un po' così, riesce a, anzi no, Piroli, riesce a rimediare con calma. Cesaretti per Barrago di testa, riparte adesso Mastrantonio. Lancio di Piroli. Juarez, anzi scusate, Martinez. Allarga ancora con l'anticipo preponderante di Succi, prova il break, di nuovo pallone per Cicino, bravo Namni. Precisissimo il suo intervento. Cambia gioco. Salvini, Cesaretti due volte, non bene qua. Salvini, bravo Maestrelli con Piro per un soffio, ancora Zela, Salvini, adesso palleggia bene il Budoni, prova a rendere fluida la sua azione, ancora il tiro. Con calma Barrago, l'aspetta e la fa sua sul tiro di Redaelli, il numero 4, classe 92, al sedicesimo tiro del Budoni. Ancora Cicino con le mani Piro, Namni di nuovo non si lascia superare, fallo di Cicino.
l'appoggio da parte di Ramacci. Da Stolfo ancora prova a manovrare lo Stiamare. Qua non passa Fraschetti, prova comunque la giocata. Prova ad avanzare Succi per Fraschetti, vediamo se riesce a tenerla in campo. No, fallo di fondo. Adesso Ramacci palleggia con Maestrelli. Piroli. Luca Mastrantonio. Da Stolfo avanza, poi la sterzata, torna indietro, riparte da Mastrantonio. Piroli. Buono il dribbling su Martinez. Qua però sbaglia il servizio. Ancora Namni. Redaelli, fallo di Da Stolfo. Adesso comunque l'equilibrio c'è, regna sulla partita. Salvini. La palla di Redaelli che non trova nessuno, con Barrago pronto a intervenire. Altra palla lunga. Lo scatto di Maestrelli a disturbare il portiere Saraò. Salvini per Cesaretti. Il fallo di Maestrelli, anzi su Maestrelli. Pronto Piroli, però si deve, anzi no, è buono il pallone, Piroli, subito da Stolfo per Piro, ma per ora non riesce a inventare. Martinez, col pallone fuori. Partenza importante quella dello Stiamare attuale, comunque solida nel suo 70° anno di storia. Adesso Redaelli. Bravo Cesaretti con l'ultimo sforzo. Ancora El Kamch, prova a impostare il numero 8 del Budoni. Adesso l'anticipo che riesce da parte di Succi. El Kamch poi di nuovo per Farris.
Prova Martinez. Altro intervento di Maestrelli, Cesaretti con lo stinco. Zela, subito dentro Martinez, prova a girarla. Ancora Barrago. E il Kamč. Non riesce a tenere in campo il pallone. Adesso ancora il tentativo con la palla sulla sinistra e non ci arriva Cicino. Altra palla buona stavolta per Piro, vediamo se riesce a tenerla in gioco. Prova ancora Daniele Piro, poi però si deve allontanare dall'area. Perde il pallone, questo è fallo però assolutamente. L'arbitro lascia giocare su Succi. Mastrantonio. Ancora adesso il pallone dentro l'area. E non riesce assolutamente ancora però a ripartire in modo fluido lo Stiamare come suo solito. La partita va un po' bloccata. Soprattutto perché non riesce ad accendersi la verve di Piro. Adesso Succi al 25esimo, metà primo tempo. Ancora Piro, però vedete come deve andare lontano per cercare i palloni giocabili. Sulla sinistra di nuovo. Altra palla per Cesaretti. Piroli, va via bene Piroli, prova un po' un paio di sgommate. Adesso di nuovo il tentativo con il tiro altissimo di Piro, che ha cambiato fascia però per ora, tanta volontà ma non riesce ad incidere. Adesso il Budoni che rilancia. Attenzione ancora Piro, doppia trattenuta, lascia per il vantaggio. Ancora Piro, la sterzata Maestrelli in aria, deve fare una gran giocata perché è chiuso, la mette in mezzo, non male, però qua tutti che andavano fuori dall'area. Ramacci, prova Fraschetti a accendere la luce, Ramacci,
Lascia salire intanto l'Ostia Mare Piro, adesso stabilmente esce dalla sinistra, esce invece Cicino, il palleggio potrebbe provare il tiro, però non riesce perché si allunga la sfera. Martinez per il tentativo da parte di Simone Guiana. Altra palla morbida, di nuovo però non passa su D'Astolfo, molto bene dietro, adesso però bisogna creare qualcosa di più con Cicino, Fraschetti e Piro, il triangolo offensivo, un 4-3-2-1 fondamentalmente quello dei Lidenzi con Ramacci, Maestrelli e D'Astolfo a centrocampo. Barrago. Adesso durissimo il contrasto col pallone. Attenzione, palla persa brutta in questo frangente da parte del Budoni. Piroli sale ancora, Fraschetti in posizione dalla destra, prova a entrare in aria, il pallone dietro, intelligente qua però, tutti invece schiacciati verso l'area. Fallo plateale di Cesaretti su Martinez, ma quanto è aggressiva l'Ostia Mare soprattutto sugli anticipi, sui palloni vaganti. Dribbling del Kamuc. Attenzione Martinez, bravo Piroli con l'ultimo sforzo possibile che stava calciando Martinez. Fallo su Cesaretti. Molto bello questo gesto, insomma si spiegano i due. Classe 81 Martinez. Con le mani. Adesso ancora il rinvio di Piroli. Attenzione Redaelli. Perde palla. Sale di tono e anche a livello atletico lo Ostia Mare. Ramacci, D'Astolfo, Cicino va indietro per giocare palloni, Ramacci allarga Piro e Cesaretti, buono il tentativo, adesso Cesaretti può metterla in mezzo e qua Fraschetti fa fallo, assolutamente va addosso all'avversario. Va con la gamba alta. 0-0 qua all'Anco Marzio al minuto 31. Partita correttissima, insomma, ancora neanche un cartellino giallo. D'Astolfo di testa, prova ad arrivarci Piro e fa sbagliare l'avversario, qua però Maestrelli tenta una cosa a metà tra un passaggio e uno stop. Martinez cerca di andare via, Ramacci lo ferma, ma Cesaretti ritornando mette il pallone in fallo laterale. Adesso con calma il Budoni.
Piro, va via Piro, fallo da parte di Zela. Cesaretti, prova ad approcciare la partita, insomma, con la testa giusta, aspettando e trovando il varco. Proviamo a vedere se sarà questo. Ancora ottimo l'anticipo da parte di Mastio. Ancora adesso Fraschetti, la palla morbida, troppo. Ancora Maestrelli col tiro e qua la schiaccia malissimo. Comunque gioca, preme sull'acceleratore lo Stiamare. Con calma Sarao, portiere classe 88, di origini calabresi, di Reggio Calabria. Ancora il liscio questa volta, non di Mastrantonio però, da parte dello Stiamare. Due volte ora anche Piroli. Prova Salvini, che anche lui ha cambiato fascia. Va via Salvini, fallo. Attentissimo Davide Barrago, anche se siamo oltre 30 metri dalla sua porta. Palla morbida di Salvini, la stoppa Piroli, l'aspetta Barrago. Davide Barrago, classe 91, ritornato dopo i prestiti a Focene e Fregene, promozione eccellenza. Qua allo Stiamare a difendere i pali della porta di Chiappara. Salvini, siamo al 35esimo. Fraschetti prova a danzare col pallone tra i piedi, va via, bene Fraschetti, la palla in mezzo, Maestrelli l'esterno, che gol che stava venendo fuori, meraviglioso, fuori di poco. Sarebbe stata una giocata, probabilmente il gol della domenica, con l'esterno al 36esimo, fuori di un mezzo metro. Anche perché la poteva colpire solo in quel modo la sfera, dato che stava venendo incontro il difensore del Budoni in una frazione di secondo. Palla gol costruita anche da Fraschetti, che è andato via bene sulla sinistra, sulla respinta di Namni. Si è coordinato quasi alla perfezione Tommaso Maestrelli Junior. Partita equilibrata, però adesso lo Stiamare sta premendo sull'acceleratore, anche se il Budoni ha un'ottima organizzazione di gioco. Ancora prova ad andare e via col pallone tra i piedi da Stolfo, esce via bene, adesso Piro deve andare perché Cicino è in mezzo a 4, giustamente allarga per Fraschetti, prova a prendere campo Fraschetti, Fraschetti sulla destra, azione alla mano dello Stiamare e Piro, e non ci arriva Cicino e non ci arriva neanche dall'altra parte, se non vado errato. Succi, meravigliosi questi due spezzoni dello Stiamare,
Bellissima la ripartenza, stava attaccando il Budoni, è ripartito dalla sua area l'Ostia Mare. Altra palla gol. Vacilla la squadra biancoceleste. Sta entrando bene in partita Fraschetti, il giovane numero 10 dell'Ostia Mare, classe 97, Flaviano Fraschetti, Maestrelli prezioso sempre, anche Cicino lotta in mezzo a due, poi riesce in un qualche modo a far proseguire ancora Piro, due volte, lotta Piro, poi infatti il fallo lo riesce a ottenere. Vuole il pallone in un'altra posizione il direttore di gara, che finora è buona la sua direzione, Gabriele Citarella di Matera, al 38esimo e 28. Ancora Piroli. Barrago. Lascia giocare l'arbitro Piro, ancora in mezzo all'area, Piro va dentro, ancora Piro, il pallone non è rigore e non è neanche gol perché riesce in qualche modo a essere contenuto Cicino, terza volta che sfonda sulla, dalla fascia all'Ostia Mare, prima una da sinistra e due da destra, qua fallo da regolamento, da ammonizione da parte di Piroli su Nunez, Martinez scusate. Al 39esimo, altra palla gol. Ancora Piro mette dentro per l'intervento di Cicino, che viene contrato all'ultimo istante da Reda Elli, anzi da, scusate, da Zela. El Camch lascia sfilare Salvini, che non può arrivarci. 5 più recupero alla fine di questo bel primo tempo, tutto sommato qua ad Ostia, all'Ancomarzio di Ostia Lido, tra lo, per lo 0-0 tra, attuale tra Ostia Mare e Budoni. Ora Barrago. Cesaretti da Barrago. Adesso il fallo che non viene fischiato. Morbidissimo il pallone, adesso lo scatto va via Succi ancora una volta dentro l'area e qua è, se non vado errato, calcio d'angolo, sfonda ma non riesce a piazzare l'assist per ora l'Ostia Mare dalle fasce. Adesso corner dalla sinistra, ancora il pallone fuori però può giocarlo Piroli, pallone buono, vediamo chi arriva ancora a Namni, è sempre positivo il capitano del Budoni. Piroli adesso non può riuscire a giocare bene anche questo, è un difensore, ricordiamolo. Ancora Piroli dalla fascia, la mette dentro, il tocco di Piro qua, questa volta la prende male, Sarao. Tenta il colpo difficile ma lo Ostia Mare sta premendo in ogni modo possibile. Barrago,
Ancora Piroli qua rischia un pochino. Adesso se la cava Barrago. Un pressing di Guaina. Redaelli la stoppa male, poi prova a recuperare. Fallo su da Stolfo. Adesso dà sempre tante indicazioni Chiappara. Piro, altra palla dentro, qua però Fraschetti andava incontro, ecco l'errore, insomma, comunque di un giocatore classe 97, ogni tanto sbaglia magari la scelta sul movimento. E Piro va spesso in profondità da quella posizione. Uno e mezzo più recupero qua l'Ancomarzi, 0-0, Ostiamare comunque molto positiva e anche il Budoni comunque avversario davvero ostico, un po' come lo era lo stesso anno scorso, insomma, dove addirittura anche la Luppa Castelli pareggiò a Budoni in terra sarda. Vediamo Budoni che è una polisportiva. Marco Cesaretti con le mani. Fraschetti, Maestrelli protegge bene il pallone, adesso ancora Ramacci, anzi scusate Cicino. Fraschetti di nuovo dall'altra parte, vediamo se riesce il lancio, era buona l'idea. Anticipo di Succi per Piro, riesce a tenere in campo questo pallone. Prova a proteggere palla, lo scarico, non si capiscono qua con Piero. Può ripartire Salvini, Maestrelli lo rallenta. E il Kamč. Sulla sinistra prova Cesaretti. E ancora una volta. Maestrelli, il sombrero, vediamo ancora con l'esterno. Buona la giocata. E ancora Namni, ragazzi, un centrale difensivo che per questa categoria per ora se la buttano sul fisico, la vedono poco i giocatori lidensi. Giocatore nigeriano, classe 85, non c'è recupero neanche un secondo. 0-0, finisce il primo tempo, primo atto qua tra biancoviola e biancocelesti, tra l'Ostiamare e il Budoni, dall'Ancomarzio di Ostialidio. A fra poco per questa partita della sesta giornata del campionato di Serie D, Girone G. Eccoci pronti per il secondo tempo che parte in questo momento tra Ostiamare e Budoni, 0-0 nella prima frazione, meglio l'Ostiamare, ma anche il Budoni, insomma, pur non avendo quasi mai concluso in porta, parte una volta al sedicesimo col primo, del primo tempo con Redaelli, si dimostra squadra solida, con buone individualità come Nunez in avanti e il capitano, il colored Namni dietro, numero 5. Squadra solidissima quella di Baciu, però lo Ostiamare, insomma, qualche gol, soprattutto d'antologia con Maestrelli, l'ha sfiorato. Altro pallone per lo scatto di Cicino, Namni poi riesce con l'ultimo sforzo a non farsi superare, osso duro sul piano fisico. Adesso dalla bandierina. Provano blocchi in area di rigore. Altra palla morbida, poi però Namni riesce ad arrivare due volte. Martinez dentro l'area, lotta Cicino, non riesce a concludere. Poi prova Piroli, ancora una volta, poi il pallone rimane lì e Piroli non riesce a concludere. Sarao. Lotta Maestrelli,
Prova Piro. Altra palla però dall'altra parte. Piroli. Adesso D'Astolfo prova il break, non si capisce, con Cicino, ma sbaglia proprio la misura, cosa inusuale per lui. Dall'altra parte si ritorna tutto verso Sarao. Deve attaccare con ordine lo Ostiamare. Adesso Piro potrebbe reclamare il fallo il giocatore dei Budoni, ma lascia giocare l'arbitro che ha ben diretto per ora Cittadella di Matera. Altro rinvio della partita di Barrago Maestrelli. Adesso la buona giocata di Martinez e il fallo. Partita a ritmi bassi per ora all'Anco Marzio nel secondo tempo. Ma si è scaldata anche nel secondo tempo, nella seconda parte del primo tempo. Ancora Salvini alla battuta. La palla, il colpo di testa è qua. Se l'era perso la difesa dell'Ostiamare, non colpisce bene, ma una grande occasione per il colpo di testa di Guaina. Adesso Piro in uno contro uno, al terzo si infiamma la partita, prova il doppio passo. Adesso però rallenta, cerca il cross e la grandissima parata di Sarao. È qua davvero incredibile, super Sarao. Ed è una grande parata su D'Astolfo, ma che palla aveva messo Piero e che colpo di testa al 3.50 del secondo tempo, super Sarao. Su colpo di testa di D'Astolfo. Incredibile, ma non dimentichiamo che 30 secondi prima c'era stato il colpo di testa di Guaina con la parata di Barrago. Adesso buono questo calcio di punizione che Piro sembra avere il piede caldo, soprattutto da fermo. Un giocatore come lui potrebbe anche pensare al tiro tagliato, invece no, lascia sfilare, vuole il tiro e la prende d'esterno, male. Buono lo schema. Aveva messo un gran pallone e D'Astolfo aveva colpito anche molto bene, ma Sarao, forse l'unica pecca, troppo centrale, la testata del capitano Biancovia, distinto puro Giuseppe Sarao, ex portiere dell'Olbia. È rimasto in Sardegna, in classe 88, del portiere della polisportiva Budoni. Ovviamente nessun cambio per il momento, sempre gli stessi 22 qua in questa domenica pomeriggio 4 ottobre all'Anco Marzio di Ostia. Prova a spingere Succi. Vieni, grazie.
Ancora Succi. Poi c'è il fallo di Namni su Cicino. Un'occhiata con Piro in mezzo. Adesso ancora la giocata Redaelli, riesce a rinviare. La palla in mezzo, Cicino, ancora Saraò, mostruoso Giuseppe Saraò, una follia, due parate meravigliose di Saraò, stava venendo fuori anche il gol di Maestrale, il più bello della domenica, ma le due parate di Saraò sono da Cineteca, ha il vetro alla porta del Budoni, Saraò, ancora super sul tiro di Cicino. Super il portiere calabrese del Budoni. Ancora D'Astolfo per Succi, prova a spingere ancora il giocatore ex Anzio Lavinio, poi torna indietro da D'Astolfo. Fraschetti la tiene in mezzo, buona l'idea, non passa il pallone, fuori gioco. Portiere tra i migliori della categoria, stagione un po' altalenante all'Olbia l'anno passato, riparte da una squadra solida sicuramente che non vuole vincere il campionato come l'Olbia. Primo cambio, intanto esce il numero 4 Mauro Redaelli con il numero 17 Marco Foddi. Cambio che sostanzialmente dà energia in mediana per la squadra sarda. Ancora Martinez di testa, Piroli sempre preciso, batti e ribatti, la stoppa da Stolfo, il rilancio meraviglioso, poi arriva la chiusura altrettanto efficace da parte di Zela in recupero difensivo. Ancora Ramacci, lotta di nuovo, poi mette il pallone fuori Zela. E poi fuori gioco, anzi, di Luigi Cicino. Poi il pallone fuori. Di nuovo ancora lotta, il fallo di Cicino, tanta applicazione dietro soprattutto per la linea 4 dei biancocelesti sardi. Poi il pallone in fallo laterale
Siamo all'undicesimo del secondo tempo, 0-0, ma almeno 3 o 4 palle gol tra primo e secondo tempo per l'Ostiamare. C'è un cambio per la squadra di mister Chiappara, esce proprio Cicino che comunque l'Ostiamare sostituisce il numero 9, il suo l'ha fatto all'undicesimo, entra il numero 20 Michele Vano, giocatore di stazza totale, classe 91, giocatore gigantesco come lo vedete, col numero 20, presenza forte là in mezzo. Per rivaleggiare con Namni, ancora non arriva per un soffio Adolfo, forse, però non era fuori gioco, era buona posizione. Colpo di testa, adesso Vano subito per farsi rispettare. C'è il problema proprio per il difensore del Budoni. Tanto dolorante anche perché Vano, infatti viene anche, non so se viene ammonito proprio Vano, no, Piro. Sì, proprio viene ammonito Piero, deve aver detto qualcosa di poco carino al direttore di gara che lo ammonisce. In una situazione di gioco comunque il fallo di Vano era chiaro, però insomma un po' particolare questa situazione che vede ammonito Piero. Ancora colpo di testa, vediamo chi arriva. Altro pallone lungo di nuovo. Tanto chiede il rientro Sarao del proprio compagno. Ancora Piro, attenzione perché Piro è ammonito. Deve stare molto 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 attento Piro, ammonito. Giocatore tecnico estroso, forte, ma anche dal carattere a volte rude. Serve molto 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 autocontrollo. Adesso Martinez di nuovo. Prova ad andare via Piero, però sono 3 contro di lui. 0-0 che adesso suonerebbe davvero beffardo. 15 sul cronometro, quasi 16. Ancora Fraschetti, lotta smista per Piero. Palla dentro per Vano che non arriva perché viene chiuso prima. Adesso saranno tanti palloni in mezzo per il numero 20 dell'Ostiamare, Michele Vano. Ancora Piro deve mettere il pallone dentro, ci prova Piro ancora, però prova a velocizzare Maestrelli. Ancora Maestrelli, poi perde palla. Buono l'intervento sul pallone. Ancora Fraschetti, Fraschetti, il tiro alto. Buona l'iniziativa di Fraschetti. Adesso il pallone lungo da Stolfo, altissimo, di nuovo Vano, protezione del pallone, qua sbaglia il tocco perché
Era buona l'idea, infatti Piro fa cenno di ok con la mano. Giocata classica da prima punta di peso. Adesso perde tempo Sarao. Viene ammonito Sarao. Adesso Sarao. Ramacci. Fraschetti per lo scatto di Succi. Ancora va via Succi, bravissimo. La palla dentro. All'ultimo istante, bella la discesa di Succi. Terzino classe 94, Jacopo Succi. Occhio a Fraschetti per la ribattuta eventuale con anche Mastrantonio che sale. Prova ad andare Vano. Attenzione, il tocco dentro l'area. Cioè il calcio di rigore. Viene ammonito proprio Namni. Vediamo se è così, calcio di rigore. Trattenuta in area. È stato ammonito Peter Namni, il capitano nigeriano del Budoni. Adesso va dal dischetto proprio il numero 5, ovvero Luca Ramacci, classe 92, contro Sarao, che per oggi è in vela di miracoli, quindi grande attenzione per questa trasformazione del penalty al minuto 19 del secondo tempo. Parte Ramacci con il tiro, il gol! 1-0 Ostiamare, il gol di Luca Ramacci su calcio di rigore, la sblocca l'Ostiamare con la forza di volontà e il gol di Luca Ramacci. Stava per prendere anche questa, la manona di Sarao. La sblocca l'Ostiamare adesso, 20 minuti più recupero alla fine. Martinez prova a lanciare sulla sinistra il fallo laterale. Adesso ancora il pallone in profondità. Pallone ancora. Ancora lo scatto adesso per Salvini. Maestrelli. La sblocca l'Ostiamare, adesso deve contenere comunque la probabile reazione da parte del Budoni. Adesso lo scatto di Vano, prova ad andare Vano ancora.
Poi se la cava Sarao. Sono Namni. Adesso buona la giocata. Sarao. Palla lunga. Adesso prova a tenerla in campo Fraschetti. Vediamo chi esce, il numero 3. Esce per il Budoni al 21esimo. Esce Zela. Ed entra il numero 14, Caggio. Quindi Zela per Caggio. Adesso ancora Fraschetti. Bella la giocata di Fraschetti qua. Succi viene colpito. Viene ammonito. Adesso si scalda la partita. Viene ammonito Mastio. Grande la giocata col tacco di Fraschetti. Maestrelli prova a chiamare palla in mezzo all'area. Adesso c'è il cambio proprio per Flaviano Fraschetti, uno dei migliori in campo, si è carburato col passare dei minuti. Flaviano Fraschetti con il numero 18. Ed entra proprio Enrico Ferrari, che insieme a Carrera è uno dei prospetti migliori del vivaio bianco-viola. Lui è, magari sono 98, quindi appena arrivati in prima squadra in serie di quest'anno, per lo Stiamare di Chiappara. Ancora adesso vorrebbe il fallo vano. Adesso Namni, che aveva fatto un'ottima partita, ha causato però il calcio di rigore poi realizzato da al 19esimo da Ramacci. Insomma, adesso deve stare attento Piro, prova a metterla dentro, qua secondo me poteva metterla a rimorchio, ha provato invece il tunnel. Al 24esimo palla morbida sul primo palo, Sarao non sbaglia. Adesso recupera ancora Maestrelli, Ramacci. Avanza Ramacci sulla sinistra per il servizio di Ferrari, tocca il suo primo pallone. Palla morbida, vediamo chi arriva! Non la trova Piro, ma era una grande azione anche stavolta. Gioca bene lo Stiamare. Adesso altro pallone per D'Astolfo. La palla morbida che non filtra. Adesso attenzione di nuovo con la giocata. Qua rischia Mastrantonio, il fallo sembra esserci. Qua sì, qua è fallo, perché è andato proprio a frapporsi sul giocatore. Infatti vediamo cosa decide l'arbitro, sembra che non abbia fischiato però.
Adesso Barrago può ripartire. Ancora adesso attenzione Piro, prova a giocare il pallone, di nuovo Piro, viene chiuso all'ultimo istante possibile da Farris, esatto. Adesso vediamo dalla bandierina, parte il pallone, ancora da solfo di testa Maestrelli, di nuovo la palla fuori, vorrebbe l'angolo ma non è così Maestrelli, al 27esimo. Adesso Vano non lascia il pallone, qua sbaglia Vano perché va a litigare con gli avversari. Pallone fuori. Adesso lotta Vano. Riesce a tenere il pallone fuori. Però adesso Piro. Con le mani. Grande giocata da parte di Maestrelli che però non riesce fino in fondo. Adesso il pallone sulla destra. Adesso di nuovo. E poi adesso perde tempo Ferrari. Deve fare molta attenzione. Adesso lo stiamare a contenere i nervi. Giustamente anche l'aggressività da parte del Budoni sul giovane Ferrari. Adesso la punizione che sarà battuta dal numero 2 degli isolani, degli ospiti, Daniele Mastio. Ancora il pallone di Mastio, sbagliatissimo. Ancora lotta. Adesso qua il rinvio di Barrago sbagliato, se la cava. Prova Martinez ad arrivare ma non riesce, controllato bene. Qua ancora tocco su Ferrari. Prova da tenere in campo anche questa, ma adesso il Budoni ha veramente poca energia. Prova la giocata che riesce parzialmente il Budoni, adesso sulla destra tutta birra Piro, ancora prova a insistere dalla destra, posizione classica però stremato, riesce almeno a ottenere l'angolo. Il corner, intanto l'arbitro va, aspetta la sostituzione di Guaina con il
numero 18, ovvero Roberto De Rosa, attaccante classe 94 dei Sardi, del Budoni. Il numero 9 Simone Guaina con il numero 18 Roberto De Rosa. Adesso attenzione ai contatti in area di rigore. Parte il pallone e poi va fuori. Ancora pallone lungo. Adesso avanza di nuovo il Budoni, fallo qua al 32esimo. Viene ammonito. Adesso con gioco fase di stanca della partita. Tutto pronto dentro l'area di rigore. Barrago. Attenzione Vano, stava per arrivare, se la cava. Adesso Maestrelli lotta in mezzo a due ancora una volta da stolfo, qua prende in pieno l'avversario. Maestrelli va a parlare con l'arbitro. No, no, aspetti che fischia, che gioca a Peter. A Peter, una donna tra le altre. Tutto pronto per la battuta del calcio di punizione. Alzo attenzione, la palla corta, riesce a recuperarla Vano fino a un certo punto. Fallo di Vano. Solo Stiamare deve gestire questi minuti. Attenzione qua adesso su Ferrari, forse gamba alta, lascia giocare l'arbitro Succi. Scatta ancora. Sarao riesce a prendere il pallone con le mani. Ancora il recupero di Succi. Prova ad andare via Piero, fuori gioco. Per il giocatore Lidense. Adesso ancora il pallone del Budoni dentro l'aria, attenzione Martinez, bravo Barrago anche, che prende anche un colpo, si va subito a scusare, una botta alla schiena per Barrago.
crociata. Dunque è pronto Barrago. C'è ancora gioco fermo. Barrago però si riprende, tutto regolare. Salta, salta! Ancora Martinez. Palla morbidissima. Prova la giocata col tiro, in questo caso il numero 18 De Rosa, però adesso lo Stiamare si sta facendo schiacciare un po' troppo, la calcia via Cesaretti al 38esimo. De Rosa. Il brutto fallo qua di Cesaretti, anche inutile perché il giocatore stava andando via. Adesso tutto pronto per la battuta. E qua però davvero non c'è la misura e neanche la potenza. Budoni comunque non ha avuto una reazione efficace finora. Ancora Namni per la giocata da parte di El Kamk. Altro rinvio. Lotta Ferrari. Attenzione qua Martinez. Fallo di Martinez su Piroli. E qua comunque Piroli comunque la sua onesta partita assolutamente perfetta, soprattutto in opposizione a Martinez l'ha fatta. Prova in autonomia Piro a portare questo pallone in avanti perché davvero non ci sono compagni liberi. Vano in mezzo. Lotta ancora Namni. C'è il fallo di Vano proprio su Namni, stavolta l'arbitro ha visto. Quattro minuti più recupero alla fine, recupero valutabile in almeno 2 o 3 minuti. Parte il pallone, questa volta non precisissimo, Ramacci mette un po' in difficoltà il proprio compagno che però se la cava. Mastrantonio, rinvio di Barrago, prova a lottare Vano, Piro, attenzione, Piro la giocata, Piro, Vano e il gol! 2-0 per l'Ostiamare, ci ha creduto Piro e ha concluso Vano che ha realizzato il gol del 2-0, partita chiusa su un errore stavolta di Namni che da migliore in campo si è
trasformato come uno dei responsabili. Infatti il giocatore nigeriano lo vediamo proprio disperarsi, anche dolorante al polso. Si è fatto scippare il pallone da Piero, assist per Vano. 70% del gol di Vano è merito di Piero, ma sul tabellino va lui al 41esimo, 2-0 e partita chiusa. Su assist di Piero. Al 42esimo del secondo tempo, potevano essere altri due i gol, però Sarao bravissimo, soprattutto su D'Astolfo e Cicino, legittima ampiamente lo Ostiamare quest'oggi. Ancora Piero, prova ad andare in profondità con la giocata morbida. Vano, 3-0, è davvero ingresso devastante per lui, ma un centravanti così farà tanti gol con giocatori come Piero e D'Astolfo a mettergli il pallone. Questa volta il pallone glielo serve addirittura Piroli. 3-0 al 43esimo. Ancora lui, il gigante Michele Borro. E un minuto dopo, un gol al minuto per Vano. Ingresso devastante, ma assolutamente quando aveva un po' anche mallato gli ormeggi la squadra del Budoni. Passavale sostituisce il numero 11 Tommaso Maestrelli. Ed esce Maestrelli con il numero 14 Andrea Catese, altro football club per un football club, perché viene proprio dal football club, il classe 97 centrocampista Catese. Quindi adesso minuti anche per lui, anche se ne manca appena uno. 89esimo in corso, 3-0, Ostiamare che legittima prende altri 3 punti in classifica, ottenendoli con una prestazione davvero scintillante, soprattutto in crescita durante la partita. Rigore di Ramacci, doppietta di Vano, tutto nel secondo tempo tra il 19esimo e il 43esimo per la squadra lidense di mister Roberto Chiappara, contro i sardi che poi si sono sbriciolati su due brutti errori difensivi del loro capitano, il numero 5, il colored Namni. De Roberto, D'Astolfo ancora, prova a alimentare l'azione per il pallone, tutto dall'altra parte, Piero, e gran gol! Che calcio champagne questo dell'Ostiamare col contagiri D'Astolfo e il missile di Piero che suggella una partita strepitosa. È partito così così, ha chiuso in maniera turbo Daniele Piero, ma l'assist di giornata, davvero giocate meravigliosi. Meraviglioso l'assist di D'Astolfo col contagiri, proprio poteva essere più facile magari la palla per Vano, ha scelto proprio la soluzione da regista più difficile. Al 45esimo 4-0, 3 gol in 3 minuti, il gol di Piero su assist radente di D'Astolfo. Capitano poteva fare gol di testa, Sarao glielo ha negato, e adesso davvero proporzioni enormi, 4 gol tutti nel secondo tempo per l'Ostiamare. Namni, crollata la squadra di Giuseppe Baciu. Ancora Vanu col tiro, ci arriva Sarao, voleva la tripletta. Namni, Ramacci su rigore, poi doppietta di Vano e gol di Piero su assist spettacolare di Piero, di D'Astolfo. Davvero playmaker quale il capitano lidense è.
adesso Carrera, anzi scusate Ferrari, continua a giocare la squadra sarda comunque con molto onore, c'è da dire 4 gol, 2 sono errori del capitano ma gli altri 2 assolutamente, anche quando già erano stati incassati, terzo e quarto gol assolutamente belli. Adesso Ferrari con l'esterno per Piro, adesso non c'è più la difesa del Budoni, proprio sono saltati ogni, è saltato ogni schema, il tiro di, Sara, di Piro riesce ad arrivare anche con lo sguardo, lascia fuori Sarao. Adesso va via Piero. Ancora con lo stinco Piroli, non elegante ma serve Vano, fuori intanto il fallo di Vano, comunque due gol, problema al polso comunque, proprio credo sulla palla persa da parte di Namni che Piro ha servito per il primo gol di Vano. Classe 91 Michele Vano. Si continua a tenere il polso. Un tornado veramente sulla squadra sarda questa Ostiamare. Ancora Vano che non può arrivare per la chiusura puntuale stavolta di Marco Farris, solo omonimo dell'ex tecnico della Viterbese, classe 92, il tra l'altro vice capitano della Viterbese, scusate del Budoni. Intanto finisce qua con 2 minuti di recupero, poker bianco-viola 4-0, qua all'Anco Marzio, il gol su rigore di Ramacci, la doppietta di Michele Vano, il sigillo di Piro sul spettacolare assist di D'Astolfo e davvero qua l'Ostiamare mantiene una classifica meravigliosa, mantiene dei giovani meravigliosi in squadra nell'anno in cui comunque sembrava che con Costantini e Massella in meno pensavano che dovesse rendere meno, invece rende assolutamente alla stessa maniera, grande partenza sprint come l'anno passato, anche se siamo appena terminata in questo 4 di ottobre, questo pomeriggio meraviglioso, la sesta giornata di andata di campionato, lo Ostiamare di Chiappara c'è, lo Ostiamare di Chiappara è una realtà meravigliosa di questo girone G di Serie D 2015-2016. Un saluto da parte mia di Giovanni Crocè per i prossimi appuntamenti, sempre qua su Rete Oro, un ringraziamento per le riprese anche al nostro Filippo Minichino, arrivederci al prossimo grande match di Serie D, qua sempre sugli schermi di Rete Oro News, canale 210, digitale terrestre. Ciao Massimo, sei divertito, ma la maglietta per Vano la fate su misura? Ma quanto è alto?